banda dei cocainomani, raccontando un pezzo della verità. Nella batteria di Renato Valanzasca la cocaina c'era, tanta anche, e veniva usata per divertirsi e per farsi coraggio prima di andare a lavorare. Nel nucleo storico della banda di Renato Valanzasca ci sono Pesce, Cochi, Scolia, Carluccio, che morirà presto in Piazza Vetra, e c'è una donna, Angela Corradi, detta la suora laica. L'Angelina è stata la donna che in quanto a coglioni dava dei punti a tanti cazzuti maschietti. Bella, intelligente, simpatica, capace di essere dolcissima. Troppo giusta. Vito Pesce, il drogato. Gli volevo bene. Troppo spesso era strafatto come una scimmia. Con le armi in mano era un disastro. Non che non le sapesse usare, le usava a sproposito. Mario Carluccio, il coraggioso, il drago. Non aveva paura di niente. Con il fucile era un drago. Quello che gli ho visto fare la sentava l'incredibile. Piuttosto che sparare alla schiena di qualcuno si sarebbe fatto ammazzare. E così accadde. Rossano Cochis, l'uomo mitra. L'uomo mitra più strepitoso che abbia mai visto. Con quell'aggeggio spadroneggiava. Non gli è mai mancato il coraggio e con il suo strumento in braccio correva letteralmente contro chi gli sbarrava la strada. Da ex parà si buttava all'attacco. Antonio Colia, l'uomo macchina, l'autista. In auto era un vero e proprio mostro. Era capace di numeri incredibili. E se c'era necessità di andare a 200 all'ora, lui riusciva a spingerla a 220, senza errori. Eravamo veri stacanovisti del crimine, spesso con due batterie da quattro che lavoravano contemporaneamente in punti diversi di Milano. Che palle, non sarebbe potuto durare, mi stavo riducendo come un travello. Lui era sempre presente, era sempre il primo ad andare, era sempre quello che in qualche modo si accollava.